Vodafone ti invita a tenere il telefonino in modalità silenziosa. Buongiorno a tutti, si sente? Bene, siamo qui in un incontro credo molto interessante perché dall'esperienza che nasce dalla condivisione del bisogno, Milano Sociale vuol dire affrontare il problema dei bisogni sociali, delle povertà, delle contraddizioni, che in una città vivono secondo il nostro metodo, secondo la nostra esperienza. Il nostro metodo, la nostra esperienza non è partire da un programma, da un progetto, ma partire da testimonianze, cioè da coloro che condividono il bisogno. E io per introdurre questa testimonianza, che in qualche modo vuole essere un contributo originale con cui affrontare il problema sociale di una città complessa e articolata come quella di Milano, mi sono domandato come presentarlo e quest'estate, come molti tra di noi, ho avuto la fortuna di rileggere un grande dramma, l'Annuncio a Maria, e ho avuto la fortuna di rileggerlo, di ricommuovermi. E in particolare per presentare l'esperienza della strada ho trovato assolutamente coerente la frase che Anna Vercor, il padre che ritorna dalla Terra Santa e ritornando a casa vede sua figlia morta e pensa al senso della vita e dice: forse che fine della vita è vivere? Forse che figli di Dio resteranno con fermi piedi su questa miserabile terra? Non vivere, ma morire.
e dare in letizia ciò che abbiamo. Qui sta la gioia, la libertà, la grazia, la giovinezza eterna. Che vale il mondo rispetto alla vita? E che vale la vita se non per essere data? Ecco, io credo che la testimonianza della strada che adesso vedremo ha all'origine questo sentimento dell'esistenza, questo sentimento della vita, perché non è semplicemente una iniziativa di volontariato, ma parla di questa percezione del senso della vita. E in questo modo vorrei proprio introdurre il filmato che poi vedremo immediatamente. Grazie. Si tratta di un'area della periferia milanese con tutti i problemi che questo comporta: disoccupazione, precoce abbandono scolastico, devianza minorile, droga, spaccio. L'associazione è quindi nata per rispondere ai bisogni dei giovani e di tutte le fasce deboli di questo quartiere. Col tempo quindi nasce un vero e proprio gruppo, il gruppo La Strada, che oggi conta 12 cooperative e associazioni con 25 strutture operative in Milano e provincia, con un riconoscimento di ente morale a carattere nazionale. Nel campo della formazione abbiamo ormai 5.000 allievi ogni anno. Si va dai corsi per ragazze della dispersione scolastica, ai corsi per quarantenni, cinquantenni che hanno perso il lavoro e vogliono riconvertirsi ad un'altra attività. Abbiamo cercato di creare questo centro di formazione professionale dove ragazzi difficili trovano uno spazio, trovano volti che si interessano a loro e trovano il loro posto, ma anche dove il ragazzo di buona famiglia che vuole imparare un mestiere trova maestri competenti. L'adolescente ti obbliga tutti i giorni a fare i conti con le tue domande di senso, perché non sfuggi a lui. In fondo lui ti guarda e ti chiede: ma dammi un motivo per cui dovrei alzarmi al mattino, scendere dal letto e fare la fatica di venire a scuola. In questa scuola di buono c'è che si apprende mettendo in atto, e in più c'è anche il laboratorio che è una cosa dove impari un mestiere. Alla fine di quest'anno impari a fare l'intonaco, a mettere i mattoni, tutte queste cose qua. Questa scuola ti dà un lavoro, cioè dopo lo stage ti fai vedere dalle ditte per vedere se vali. Mi chiamo Michela Santoro, ho 20 anni e ho fatto un corso di grafica. Spero poi di essere veramente una grande webmaster, una grande grafica web. Quelli che ci facevano il recupero nell'altra scuola non ho parlato di questa e poi sono entrata qua. I professori ti stanno più dietro, invece quelli delle altre scuole, cioè se vai bene, bene, se vai male non ti calcolano. Sono orgogliosa di me, di come sono andata, di tutto. Il primo ragazzo arrivato è proprio Salem nel 2003 con un progetto di stage di 6 mesi. Rivolto poi alla probabile assunzione, che effettivamente come apprendistato e poi come assunzione definitiva è avvenuto proprio quest'anno. Sono Nefi Nordin, ho 18 anni, vengo dal Marocco e qua ho cambiato la vita. Ho imparato anche un po' di milanese, cioè mi danno le chiavi, c'è una fiducia, non hanno paura che questo qua è marocchino, allora dobbiamo avere paura di lui, no? Se la formazione è importante, non lo è certo meno il lavoro. In questo campo abbiamo realizzato un centro per l'impiego che serve per disoccupati di tutte le età e di tutte le specializzazioni. Arrivata in Italia come profuga extracomunitaria, mi sono riciclata, per così dire, lavorando. Inizialmente era unico sbocco lavorativo, lavorare con cooperative, associazioni che aiutavano gli stranieri. Poi è diventata una vera vocazione, perché ho trovato il modo di essere utile, cioè tutto il mio bagaglio sia di esperienze di vita che esperienze di lavoro diventava veramente utile a qualcuno. Sono dall'Eritrea, sì. Sto cercando
che ricerca di lavoro. Io cerco come lavoro metalmeccanico, facevo anche meccanico, quindi se trovo lavoro di meccanico sono disponibile. Persone e opere per l'accoglienza è lo slogan che appare anche sul logo del gruppo La Strada. Abbiamo aperto 15 alloggi nei quali accogliamo persone e anche famiglie in grave difficoltà abitativa. In altri casi è stato sufficiente sostenere piccole associazioni che già fanno grandi cose da sole. È il caso di Nocetum, un'associazione che opera per l'integrazione sociale di un nutrito gruppo di nomadi. La maggioranza delle donne rom sono analfabete. È nato il progetto Vivi in Osedo e per fortuna anche con la collaborazione della Strada abbiamo potuto portare avanti con le operatrici, con i volontari e con altri. Quindi abbiamo fatto diversi corsi di alfabetizzazione per le mamme, puntando sul saper leggere e scrivere. E sono riusciti molto bene. Altri corsi, per esempio, corsi di educazione civica, quindi dando loro il senso anche di come vivere in una città come Milano. Gestisco insieme a mio marito e con la presenza anche di nostro figlio una comunità d'accoglienza per minori familiare. Quindi noi viviamo in questa casa con altri 6 bambini. Spesso questi bambini hanno subito dei grossi traumi che vanno appunto da maltrattamenti importanti, abusi o anche solo proprio uno stato di incuria. Si cerca nel periodo che stanno con noi di fargli intravedere un po' la bellezza dell'esistenza attraverso appunto cose all'inizio molto concrete come una casa accogliente, appunto il pranzo ben preparato, il lettino pulito, il vestito ben stirato, portarli in vacanza anche in un bel posto e lo stupore anche di questi bambini davanti alla bellezza di un tramonto sul mare, vedere appunto un loro sorriso. Un'esperienza molto appagante. Il centro si chiama TIAMA, che è un acronimo di tutela infanzia e adolescenza maltrattata. È nato dalla constatazione che molti dei ragazzi di cui ci si occupava, quando poi diventano dei perdenti su tutta la linea, dietro ci sta qualche cosa e ci sta una realtà molto diffusa che chiamiamo con una parola molto ampia abuso all'infanzia. Si tratta di patologie così complicate, devastanti, che poi vanno su bambini piccoli. Tuttavia cerchiamo di fare il meglio per loro, cercando di mantenerci in contatto con la comunità scientifica internazionale, maturando tutto quello che si può cercare di fare per riparare le devastazioni psicologiche che sono l'esito di queste esperienze sfavorevoli infantili. Sono una neuropsichiatra infantile, sia io personalmente sia lo staff con cui lavoro ha maturato ormai un paio di decine di anni di esperienza in questo campo. La lotta alla tossicodipendenza ci vede impegnati a tutti i livelli, dalla prevenzione, soprattutto per quanto riguarda le nuove droghe, a una comunità alloggio per tossicodipendenti, a una per malati terminali di AIDS. Vuol dire innanzitutto dire sì tutti i giorni, nel senso che vuol dire mettersi davanti al dolore e alla sofferenza ogni giorno, stare di fianco a loro vuol dire contenere le ansie, le paure. Io in questa comunità mi trovo molto bene, ho
ha avuto molto affetto, che io ho bisogno di un casino di affetto. Nel carcere di Opera esiste oggi una cooperativa sociale che realizza le guglie del Duomo in sostituzione di quelle corrose dallo smog. Per me è molto importante lavorare, perché il lavoro mi permette di avere uno stipendio con cui riesco a mantenere me stesso e anche mi dà la possibilità di mandare qualcosa a casa. Nonostante sono in galera, posso dire che sono un aiuto per la mia famiglia. Che se io lavoro e sto in una sezione dove c'è una persona che non lavora, siccome non è che ho sempre lavorato anche io, so cosa vuol dire non avere niente. E se ho un po' di più, quel poco tento di darlo anche a chi è come ero io prima di trovare questo lavoro, perché è l'unica cosa che mi ha fatto diventare magari un po' meglio di quell'altro che non ha niente, è solo il lavoro. All'interno del gruppo La Strada è nata un'orchestra, l'Accademia delle Opere, un'orchestra che quest'anno ha concluso la sua prima stagione musicale al Conservatorio di Milano. Un'orchestra che riesce a coniugare la professionalità di molti, l'esperienza di altri, la passione di altri ancora. L'orchestra è uno strumento di educazione al bello e l'educazione è al fondo di qualunque nostra attività. Certo, creiamo risposte ad ogni tipo di disagio morale e materiale. Eppure anche le risposte più efficaci che costruiamo in risposta ai bisogni materiali ci mostrano che all'uomo stesso manca ancora qualcosa. Il suo bisogno più vero e più profondo è un bisogno di felicità, di destino, di bene, che solo una compagnia continua e appassionata può fornire. Per noi l'incontro col cristianesimo è la risposta a questa esigenza fondamentale. Bene, allora do la parola a Walter Izzo, che è il presidente e il fondatore del gruppo La Strada. Ma anch'io ho rivisto il filmato e mentre lo vedevo mi chiedevo cosa manca, perché qualcosa manca nel filmato. E credo che manchi la quantità di sacrifici, di fatiche, di precarietà, di fragilità che comunque queste opere portano con sé. Così sembra un po' l'apoteosi di una cosa grande e facile, in realtà posso assicurare che dietro tutto quello che avete visto c'è una grande passione, ma tanti sacrifici e tanti bisogni e tanta fragilità, dicevo prima, e tanta precarietà che veramente non fa dormire la notte. Per fortuna c'è la provvidenza e qualche benefattore illuminato che ci permette di restare a piede libero. Ma dico questo perché c'è un termine oggi abusato, che è il termine sussidiarietà,
sul quale varrebbe la pena spendere qualche parola. Perché dico questo? Perché questo termine, è coniato nel 1931 da Pio XI con l'enciclica Quadragesimo Anno, sussidiarietà, da subsidium afferre, portare aiuto. Ecco, poi è sparito anche dal vocabolario. Se guardate un vocabolario a casa vostra, il termine sussidiarietà non c'è, c'è sussidiario, testo per le elementari. Se provate a battere sussidiarietà sul computer lo segna errore. Ebbene, questo termine adesso è stato recuperato e riciclato, per cui ne parlano tutti, però credo che un termine più equivoco di questi, di questo non ci sia. Se il termine sussidiarietà cosa stava a dire? Che le istituzioni aiutino, sostengano, permettano di vivere le realtà che meritano. Tradotto, l'uomo, unito ad altri uomini, animato alla stessa passione, organizza delle risposte ai bisogni dell'uomo più bisognoso. Ecco, laddove queste risposte funzionano, sono efficaci, sono efficienti, raggiungono magari punti di eccellenza, come abbiamo visto, ecco, occorre della sussidiarietà, ossia che le istituzioni riconoscano queste opere e le sostengano. Ora, è un processo anche culturale, per cui credo che ci vorranno decenni prima che queste intuizioni diventino prassi. Ho voluto citare come il termine sia sparito anche dal lessico, proprio perché dice che è un fatto culturale che va digerito e rielaborato. Ecco, perché dico questo? Sono convinto che le istituzioni debbano avere un compito di verifica, di indirizzo, di controllo, di responsabilità ultima. Però laddove incontrano risposte ai bisogni degne di essere sostenute, ecco, là devono operare. Bene, io sull'amministrazione comunale attuale e sui ritmi di lavoro dell'assessore non ho molto da dire. Io la prendo sempre in giro dicendo che lei fa gli orari dei muratori bergamaschi, alle 7:30 del mattino col Fortransit assieme ai muratori, arriva in assessorato, se gli devo dire qualcosa glielo dico alle 8:15 del mattino. Quindi sul ritmo non c'è niente da dire. Su quello che fa e sull'accelerazione che cerca di dare alla macchina comunale, niente da dire. Però da qui a dire che la sussidiarietà è realizzata, o meglio, diciamo che è realizzata sì, però per prassi in Italia è organizzata a rovescio. Se noi aiutiamo un ragazzo oggi, la retta ci viene corrisposta 6 mesi dopo, un anno dopo. Quando c'erano gli obiettori di coscienza, mi ricordo che gli davo la paghetta oggi e il Ministero me la mandava un anno dopo. Sì, la sussidiarietà c'è in quanto noi sosteniamo l'ente pubblico andando noi in rosso e pagando noi gli interessi passivi. Poi con l'accordo dal 1 gennaio di quest'anno, l'accordo finanziario Basilea 2, le banche stanno anche più attente, non ti permettono di andare, perché le banche devono accantonare una somma proporzionata al rischio che il prestito comporta. Ora, qual è la cooperativa o l'associazione che ha un patrimonio? Capite subito che siamo dei clienti a rischio. Per cui se un tempo avevamo solo il problema economico, adesso abbiamo anche quello finanziario, ossia chi ci paga gli interessi passivi? Quelli che paghiamo per conto delle istituzioni. Cioè, sarebbe interessante approfondire. Formigoni in Lombardia ha eliminato l'IRAP per le onlus, cosa egregia. Questo ha permesso alle cooperative di partecipare agli appalti autotirandosi il collo. Ecco, questo dice qual è il livello di precarietà in cui si vive. Ecco, io dico che è un cammino da fare, perché è un cammino che deve diventare prassi e che muove i primi passi, lo riconosco, sia in termini degli esempi detti prima che in termini di collaborazione operativa, di progettazione insieme, poi spero che l'assessore faccia degli esempi in merito. Però se, mi corre l'obbligo di parlare per tutti quelli che rappresento, per tutti quelli che sono impegnati nel sociale, per quelli che oggi fanno gli assistenti e che se va avanti questo passo un giorno faranno gli assistiti.
Dico questo perché quando sentivo di... perché mi ascoltavo vedendo il filmato di 25 strutture apparative, alcune grandissime. Bene, il nostro gruppo non ha una sola realtà in proprietà, non ha patrimonio, ha tutto incomodato o affitto a dir poco di favore, attraverso quelle istituzioni ecclesiastiche che in questi giorni si dice che non pagano abbastanza tasse e che comunque il parroco, l'ordine religioso e quant'altro riconoscono quello che fai e ti danno una mano dandoti una struttura incomodata. Da questo punto di vista la carenza di vocazioni degli ordini religiosi mi dà una mano, perché loro hanno gli immobili e non le vocazioni, io ho le vocazioni e non gli immobili, facciamo una joint venture, insomma. Ma quindi dico questo e chiudo, perché credo che il filmato sia espressivo di molte altre cose. E quindi dice quello, l'appello che faccio quindi è veramente a che le istituzioni usino il termine sussidiarietà in modo concreto, con una sorta di pari dignità. La legge 328 del 2000, la riforma quadro dell'assistenza, che segue quella precedente del 1890, della legge Crispi, e questo dà già un quadro del ritmo con cui a volte le leggi seguono i cambiamenti della società. Ecco, è molto chiara quando parla di sussidiarietà verticale, lo Stato per le regioni, province e comuni, è molto più evanescente quando parla di quello orizzontale, ossia le istituzioni nei confronti delle onlus. Ecco, io vorrei che questa seconda sussidiarietà, che è quella vera, che è quella per cui sono contento se il sindaco e l'assessore e chi vorranno delegare venisse a controllare tutto quello che faccio. Ecco, ripeto, non solo io ovviamente, tutto quello che il terzo settore fa, però occorre veramente uno sforzo per valorizzare ciò che la passione umana sa realizzare. Perché senza questa passione, che per noi è stato l'incontro con Gesù Cristo, certe risposte non si possono dare. Allora, il problema è veramente valorizzare quel pezzo di società che già oggi è un brandello di verità di cui tutto il mondo ha bisogno. Grazie. Grazie Walter. Walter nel suo intervento ha parlato di questa collaborazione con l'assessorato. Abbiamo qui l'assessore che è una nostra carissima amica e che sappiamo bene quanto sta dando del suo tempo, della sua vita, della sua intelligenza alla condivisione dei bisogni sociali. Quindi in particolare partecipando e convivendo anche in un'amicizia con lei, la sua esperienza, ci piacerebbe questa comunicazione da un punto di vista di chi con passione, da un punto di vista delle istituzioni, cerca di condividere questa esperienza così profonda e così drammatica, anche da un punto di vista materiale, di cui ci ha parlato Walter. Assessore Marolina. Grazie, grazie. Buongiorno a tutti. Grazie. Io volentieri raccolgo questa provocazione amica. Per la verità non è per me inusuale dialogare, confrontarmi, discutere con il ricchissimo mondo della sussidiarietà milanese. Ma se dovessi dire che cosa mi ha impressionato di più in questo primo anno di lavoro intenso, appassionato e anche difficile, faticoso, però quando ti piace fare una cosa la fatica la senti di meno. Ecco, io direi che seppure ci aspettavamo
Io non conoscevo molto Milano Sociale, ci aspettavamo però per l'amicizia che abbiamo da tanto tempo, per il lavoro che abbiamo fatto anche in preparazione nella campagna elettorale, per l'aiuto straordinario che ci è stato dato, ecco, io mi aspettavo una ricchezza, ma che Milano fosse questo straordinario laboratorio del sociale, davvero, guardate, è una cosa straordinaria. E ce lo diciamo quando, prima di incominciare la giornata di lavoro, per il caffè della mattina presto o per le telefonate abbastanza frequenti con Walter, con Don Virginio, con Don Angelo, con Padre Clemente, con Diego, insomma, con queste persone straordinarie, ecco, noi, insomma, ce lo diciamo, ci facciamo forza. Certo, l'altro aspetto è la complessità dei problemi di questa città, come di tante altre città. Al tempo stesso, però, un tessuto sociale, ma secondo me in un primo momento tanti sono stati a vedere. Poi un po', piano piano, si stanno mettendo in campo. Ricordo un incontro con associazioni, rappresentanti del mondo delle imprese che dicono che cosa possiamo fare noi. E qualche proposta ci viene anche fatta. Poi ti capita una cosa straordinaria, che arriva il notaio e dice: Maria Rossi è venuta a mancare e nel suo testamento ha messo che i suoi 30.000 euro devono essere dedicati agli anziani, piuttosto che anche una piccola cifra. Cioè, questa città ti dà proprio l'idea della sua vivacità, del suo pulsare, di questo sociale che attraversa tutti gli ambiti, tutti i settori. E allora uno non dice, diceva bene Walter prima, insomma, non sempre le istituzioni sono presenti. Anche noi comune qualche volta ci sentiamo soli, però non ci chiediamo mai a chi tocca. Diciamo: come facciamo insieme ad affrontarlo questo problema, anche se il problema è più grande di noi, anche se ci cade addosso in misura sproporzionata, non importa. Allora questo cammino tra istituzioni 150. E mondo amici, organizzato di acqua del privato sociale, piuttosto che della generosità personale, 1856. C'è molto da fare ancora, sono d'accordo, ma c'è tutto quello che, messo insieme, in interazione, può sempre più fare di questa città il modello della sussidiarietà. Attenzione, non c'è solo un dato di tipo culturale, c'è anche la scelta politica di investire nel sociale. Io, 2 o 3 mesi dopo avere assunto per richiesta del nostro sindaco questo incarico, ho avuto un incontro dove la CISL metteva a confronto i progetti sociali di Torino, Napoli, Roma e Milano. Beh, quando io sono andata un po' timidamente, perché io dico sempre che tra 5 anni forse avrò capito tutto, ma forse neanche, perché intanto che tu capisci, che impari, cambia, c'è sempre qualche cosa di nuovo, questa è la ricchezza vera. Allora, Napoli 83 milioni di euro, Milano 250 milioni di euro. Non sono i soldi che fanno tutto, però
un terzo e il triplo non è proprio la stessa cosa. E allora tu ti senti ancora più responsabile. Al tempo stesso hai uno sprone da parte di chi è borderline, in frontiera, che vede prima dell'istituzione il problema e che tu incroci perché sei sul campo. Dove ci incontriamo noi? Sul campo, perché siamo nel mezzo. E per dare qualche numero, abbiamo a Milano, perché abbiamo fatto anche uno studio scientifico della spesa sociale, una specie di bilancio sociale con l'aiuto di un'autorevole università milanese, e che cosa viene fuori? Che questo comune ha 1400 convenzioni, lavora con 950 organizzazioni del privato sociale, quelle organizzate, attenzione, non vuol dire che noi abbiamo ancora realizzato il modello di sussidiarietà orizzontale e verticale, perché un conto è la gestione dei servizi affidata attraverso bandi, attraverso convenzioni, un'altra cosa è mettersi insieme. E allora qualche volta ti capita che qualche associazione del terzo settore dice: ah, io ho fatto questa cosa. In realtà si dimentica che chi gli dà la possibilità di farla è il comune. Qualche altra volta, anche qui, la tendenza alla conservazione del pubblico, la paura del cambiamento è nota. Allora, tendenza da parte di chi lavora nel pubblico, di questa macchina che riguarda più di 5.000 persone, è quella di dire: tocca a me, tu fai quello che dico io. E questa non è sussidiarietà. Ora, che lavoro abbiamo fatto noi? Guardate, lavoriamo in tre direzioni. I casi umani. Alla mattina arriva la mail, spesso arriva dal sindaco, perché scrivono al sindaco, giustamente. Allora io ho da andare a prendere la pensione, ho paura, allora tac, parti. Oppure chi telefona? L'insegnante di due bambini rom. Il bambino è, il marito è un condannato definitivo, però queste maestre, queste mamme vogliono bene i bambini. Allora io chiamo Virginio, cosa facciamo? Walter, cosa facciamo? E allora i casi umani sono molto importanti, perché è la relazione umana quella che ti fa capire di più. Poi c'è questo immenso sistema di servizi del comune che deve in efficienza, in efficacia esserci, ma la parte più bella è l'innovazione. Io mi ricordo quando scrivevamo il programma, voi non tutti possono conoscere così direttamente come me, come Antonio, come altri, il nostro sindaco. Mariolina, il bonus bebè, ti ho capito io, però dire il bonus bebè e dire cosa facciamo è un'altra storia. Allora uno si preoccupa e dice: mamma mia, come faremo? È già diventato una realtà. Con fatica, sentendo tutti, avendo bene in mente che l'idea è aiutare la maternità, aiutare la famiglia. È venuto ieri un ragazzo, mi ha portato il suo bambino, il quarto bambino nato, e mi ha detto: guarda Mariolina, devi dire grazie al sindaco, perché mia moglie starà a casa un anno col suo bambino. E allora quei 500 euro là che tu dai al mese, quanto valgono? E noi, che un po' di vita
siamo mica tanto brave, io almeno come mamma, però un po' di vita di famiglia sappiamo cosa vuol dire. Quale ricaduta in termini personali e sociali? Mettere una donna, una famiglia di fronte alla possibilità di dire: ecco, io posso stare a casa. Questa è Milano. Poi un altro. Grazie. Poi un'altra storia. È un altro slogan. Il custode sociale. Sentinella del caseggiato. Anche lì. È bello, eh? Attraente, intrigante. Sei tu che vai a vedere il bisogno. Però da lì a realizzarlo c'è già dal primo di giugno. Ogni settimana, vero Walter? Però non vieni sempre tu, eh? Perché lui mi fa le pulci. Alla mattina facciamo la corsa quando ci dobbiamo vedere chi arriva primo. Perché se uno arriva 5 minuti dopo, là è il giudice là. Eh? E allora lì vi dico cosa vuol dire custodi sociali. Vuol dire la strada, vuol dire Caritas, vuol dire Dognocchi, vuol dire cooperative del privato sociale, vuol dire Padre Clemente. Cioè pensate che crogiolo di ricchezza di esperienze sociale è questa cosa qua. E ogni settimana insieme ai nostri funzionari ci verifichiamo. E mentre c'è una richiesta di sano protagonismo, c'è anche una dura richiesta di regia istituzionale. È un po' questo il percorso che noi stiamo facendo. Vado a concludere. Accanto a un bisogno che in qualche modo si stabilizza, però questa è una città che ha un problema nuovo ogni giorno. E l'inventiva, io la chiamo la creatività sociale, l'intelligenza del cuore, è davvero una gara. Non vi parlo dei rom perché ve li risparmio quelli, perché lì è una sfida di quelle. Dico solo questo, guardate, per concludere dico 3 cose. A una platea di persone con le quali condivido tantissimo, amicizia, storia, insieme, nuovi incontri. Noi diciamo 3 cose. Ho finito, Antonio. Primo, Signore, dammi la grazia di distinguere le cose possibili da quelle impossibili e aiutami a fare quelle possibili. Secondo, siamo molto convinti che il positivo, che siamo fatti un po' tutti, no, di buono e di meno buono, non sarà mai vinto dal negativo. Terzo, avere la forza e la responsabilità di testimoniare la propria identità. Quarto, è una battuta conclusiva. Quando Letizia mi chiese, era dicembre del 2005, di raccogliere la sfida che lei aveva già faticosamente fatto, io le ho detto: aspettiamo un momento, ci devo pensare, devo chiedere consiglio. Io a Milano, una che da Bergamo va per caso a Roma, poi Milano è Milano. Oh. Guardate, se me lo chiedesse oggi, direi di sì subito. Grazie. Presidente Livia Pomodoro, prima di assumere questo importante e oneroso incarico di Presidente del Tribunale di Milano, è stato Presidente proprio del luogo in cui più il dramma e l'esperienza del sociale a Milano urge, emerge, che è il Tribunale dei Minori. Ma in più,
Presidente Pomodoro, è veramente una grande amica, quelle amiche in cui ci si trova sulla passione per la persona e per l'umano. E tante volte ci incontriamo e personalmente io, come tanti di noi, escono edificati da questa amicizia. Vorrei chiedere proprio dal suo punto di vista, della sua esperienza, della sua profondità, come lei vede Milano Sociale. Grazie. Grazie. Grazie, io sono un po' emozionata, non mi capita molto frequentemente di essere emozionata in un incontro come quello di quest'oggi. Perché per me è la prima volta che incontro tutti voi, che incontro tutti insieme, tutti voi che avete questa grande passione verso un cammino di verità e di attenzione all'umanità. E ho pensato a lungo che cosa potesse interessarvi delle esperienze che ho fatto e comunque di quello che vivo quotidianamente come testimonianza di vita sociale. Mi piace partire da una affermazione che mi era piaciuta molto quando studiavo diritto costituzionale e che era una riflessione fatta da Aldo Moro nel momento in cui si costruiva la Costituzione, la legge fondamentale dello Stato italiano, la Costituzione. Ed era riferita all'articolo 2 della Costituzione, che come voi sapete è l'articolo che richiama i diritti della persona e richiama al rispetto da parte di tutti all'interno della comunità di questi diritti. E Aldo Moro, nel riflettere sui diritti che prendevano corpo nell'immaginazione, nella costruzione di questo straordinario articolo della nostra Costituzione che dovremmo non dimenticare mai, fece un riferimento molto interessante a diritti che in quel momento non erano chiarissimi, perché l'articolo 2 si riferiva ai diritti individuali. Moro disse molto acutamente: ricordiamoci che dobbiamo anche sottolineare i diritti dell'uomo associato secondo una libera vocazione sociale. Se noi percorriamo con la memoria, noi che possiamo, che dobbiamo farlo anche per ragioni cronologiche, se noi ripercorriamo la strada che è stata fatta nel nostro paese in relazione a questa affermazione estremamente interessante che riguarda l'uomo e la sua vocazione sociale, ritroviamo una serie di iniziative, ritroviamo una speranza di poter fare, di poter stare insieme degli uomini, che è estremamente interessante per come si è sviluppata. Credo che l'ultimo momento nel quale davvero c'è stato un dibattito interessante nel nostro paese su questi temi è stato quando si è varata la riforma dell'articolo 118 della Costituzione e poi successivamente la legge 2001. I soggetti sociali e il loro rapporto con la complessità della società nella quale si vive, oggi a mio giudizio sono invece in una situazione di crisi di identità e anche di soggettività. È vero, la società è diventata molto complessa ed è una società nella quale i soggetti, gli individui, tendono a far prevalere la supremazia del proprio io, come una rivendicazione di diritti, di rispetto a quelle che sono le regole della convivenza, le regole della normazione cui debbono sottoporsi. Credo che in qualche modo l'individuo e il cittadino nel nostro paese e probabilmente tutto il mondo occidentale, e su questo vale la pena di riflettere, abbia perso l'attenzione a ciò che costituisce il vero fascino e la ricchezza dell'io. A mio giudizio
questo fascino e questa ricchezza sta nel mettersi in rapporto con l'altro io. Questo credo sia il problema che in questo momento tutte le società affluenti, le società occidentali stanno verificando rispetto ad una complessità, ad un accumularsi di problemi sociali e individuali. Qualcuno è stato, anzi tanti sono stati qui citati quest'oggi, cui è difficile dare delle risposte che non possono ovviamente essere soltanto delle risposte di quel singolo bisogno, ma debbono essere delle risposte complessive di una qualità della vita che meriti di essere davvero vissuta. Io ho fatto qualche riflessione non tanto sul mondo delle regole, che pure è il mondo che mi appartiene, perché io faccio il giudice di professione, ma ho cercato di interrogarmi su che cosa accade in una società nella quale molti diritti individuali e anche collettivi vengono oggi definiti da alcuni studiosi e esperti diritti di carta, cioè zone d'ombra, all'interno delle quali quei diritti, all'interno di queste società, questi diritti sono declamati certamente, ma non possono dirsi diritti vissuti, semmai possiamo dire che sono diritti negati. Pensate che nel mondo e nella nostra società, anche nella nostra società milanese, che pure è una società viva, vitale, con quelle caratteristiche di speranza che quest'oggi sono state indicate dall'assessore Moioli, giustamente, beh, insomma, è una società all'interno della quale non tutte le opportunità e non tutte le possibilità vengono fornite, come dovrebbe essere doveroso, a uomini e donne che vivono nelle nostre società. Pensate, e tutti pensiamo alle situazioni disagiate, alle condizioni di situazioni disagiate, al disagio che deriva dall'anzianità, agli indici di criminalità di volta in volta variabili a seconda di quelle che noi consideriamo le emergenze di questo paese e che spesso sono meno emergenze di quanto si pensi, perché si tratta di problemi che vengono da lontano e che mai sono stati risolti. Emergono poi come se fossimo in una situazione carsica, rischiano di ritornare nel buio e all'inizio di un'altra reale, purtroppo non immaginata, emergenza, riemergono. E qui il dibattito, che nel nostro paese è un dibattito molto altalenante, passa dall'una all'altra soluzione, una volta in salita, una volta in discesa, dipende dalle situazioni nelle quali ci si viene a trovare. Credo di non dover fare esempi, perché ciò che sto dicendo è sotto gli occhi di tutti. E allora come si colloca questa vocazione sociale? Come si colloca questa vocazione del cittadino che partecipa alla vita sociale? Che cosa si può fare perché ci sia una reale partecipazione? Quali sono i limiti entro i quali le azioni possono diventare possibili, come ha detto Mariolina Moioli? E io credo che tutti conosciamo le situazioni di disagio, abbiamo sotto gli occhi le situazioni di disagio più caratteristiche di tutte le grandi città, in particolare di una città come Milano, le situazioni di disagio dei diversi, di quelli che, e non mi riferisco soltanto agli immigrati, perché quando parliamo di diversità noi ormai abbiamo identificato il diverso con l'immigrato, non è così. Le diversità sono nella impossibilità di stare all'interno del sistema sociale. Allora sono tanti i diversi che noi conosciamo, sono tanti i soprusi cui siamo costretti, che noi siamo costretti a subire, piccoli e grandi, che però fanno parte di quel sistema all'interno del quale la diversità non solo non è accettata, ma è una diversità neppure individuata,
La nostra è una società in cui si è rischiato in un certo momento della vita sociale di questo nostro paese di voler far tanto, ma di volerlo fare in maniera paternalistica e naturalmente dividendo le varie categorie di coloro che hanno bisogni, ma tutti abbiamo bisogni. Che discorso è mai quello? È stato bellissimo leggerlo tra le righe di ciò che ci ha descritto la strada di Walter Izzo. Ma che bisogno, che esiste una categoria di colui che ha un disagio sociale? Esiste una categoria di colui che si trova in una condizione di indigenza economica? Esiste una categoria di soggetti che possono essere identificati, noi stessi li identifichiamo, io per prima sono costretta a fare questa identificazione, quella categoria di soggetti che noi chiamiamo quelli deboli, quelli fragili, ma dove sono questi soggetti, in che cosa vivono, in che contesto vivono? Non è un contesto dove ci sono delle famiglie con dei grandi disagi, non è un contesto dove non riescono a realizzare la loro personalità perché nessuno li aiuta a realizzarli, non sono contesti nei quali tutti, indipendentemente dalla nostra realtà sociale, dovremmo sentirci, come dire, complici, consapevoli e costantemente richiamati alle nostre responsabilità e quindi colpevoli. Se questi nostri compagni di strada non ce la fanno, se questi nostri compagni di strada arrancano e restano indietro, tutto questo invece non viene visto in una dimensione nella quale categorizziamo il bisogno di chi ha l'handicap, il bisogno di chi ha l'handicap, ma chi ha l'handicap o chi è altrimenti diverso, come si dice, è un bisogno di quel nucleo familiare nel quale esiste quel problema. E allora sono tanti i bisogni e vanno visti tutti insieme. E come possono essere visti tutti insieme? Ripensando il nostro sistema come un sistema di relazioni, un sistema nel quale sia possibile ottenere che tutti facciano la loro parte. Io sono ben contenta che le istituzioni, da quelle locali a quelle nazionali, vogliano impegnarsi per rendere i servizi che sono dovuti ai cittadini. Ma sarei ancora più contenta se i cittadini finalmente prendessero consapevolezza di essere i veri protagonisti della storia e del loro destino, della storia dei loro paesi, delle loro città e del loro destino, che può essere un destino positivo, ma può essere un destino negativo, ma non solo per responsabilità del potente che governa quella istituzione, ma anche perché la responsabilità attiene a chi non ha voluto, non è stato capace, non è stato indirizzato a rendersi protagonista di quella storia comune, che non è la storia del solo individuo, è la storia di tutti gli uomini che vivono in una determinata comunità. Non mi stancherò mai di dire che finché non ci sarà capacità da parte degli individui, e questo richiamo di Moro mi è parso bellissimo, il diritto dell'uomo associato ad una libera vocazione sociale. Cosa significa? Significa che libertà e responsabilità stanno insieme in un contesto di una grandezza straordinaria che ci rende tutti principi e non servi, non schiavi, perché siamo i protagonisti della storia più bella che esista, che è la storia dell'umanità, ma quella storia ci appartiene tutta intera. Quella storia non ci appartiene solo per il pezzetto dei nostri egoismi del quotidiano. Quella storia non ci appartiene soltanto per il nostro benessere o per stare meglio. Quella storia ci appartiene perché noi tutti insieme diamo quello che è necessario dare all'uomo perché sia rispettato e porti rispetto. Questo è il vero messaggio della socialità. Come si può declinare? Lo so che è difficile. Capisco anche le difficoltà di chi si trova all'interno di un sistema nel quale uno scardinamento come quello al quale io penso non è tanto
attuabile, ma pensiamo al possibile di cui ci ha parlato Mariolina. Io penso che, vedete, sono accadute delle cose importantissime nel nostro paese. Pensate al dibattito, al grande dibattito che a partire dalla sussidiarietà si è fatto su impresa sociale, volontariato, presenza dell'uomo che vuole partecipare. Io ricordo di aver letto una bella frase di Don Giussani, a proposito, severa, molto severa, ma al tempo stesso bellissima, a proposito di un volontariato fatto soltanto forse per accontentare se stessi e per risolvere i propri sensi di colpa. Don Giussani diceva che è un volontariato senza respiro, senza conoscenza, senza spazio di libertà, non è che un moralismo di appoggio allo Stato. Io trovo che questa è una definizione straordinaria, straordinaria di comprensione di ciò che serve oggi perché noi si possa parlare di una socialità condivisa. Trovo che so che i problemi del volontariato e i problemi dell'impresa sociale sono problemi di volta in volta diversi e che a volte il volontariato può essere anche strumentalizzato, diciamo così. Ma io vedo l'impresa sociale, d'altra parte non è una mia definizione, quindi però mi ci riconosco, l'impresa sociale è ciò che noi pensiamo debba essere organizzato perché è volto al bene comune. Il volontariato deve essere preso in considerazione all'interno di un sistema di socialità come il mondo della capacità di produrre relazioni. Se questo è possibile e se è questo che noi vogliamo, anche la nostra società milanese, che pure è una società generosa, va in qualche modo indirizzata. Io continuo a dire, appartengo al mondo della giustizia, quindi appartengo al mondo di chi dirime i conflitti. Continuo a dire che se noi però pensiamo ad una società adulta, e mi va di pensare che la società milanese e la società lombarda in qualche modo lo siano, ma che lo sia la società italiana, nonostante le brutture che vediamo tutti i giorni, nonostante le volgarità e le crudeltà che tutti i giorni ci colpiscono all'interno del nostro sistema sociale, io continuo a pensare che tanti passi avanti sono stati fatti e che se anche i cittadini, per esempio, fossero capaci di ritornare ad una risoluzione dei tanti conflitti anche relazionali che nascono nella nostra società attraverso sistemi che non sono quelli di chiedere ad un altro che dica quel che è giusto e quel che è sbagliato, ma attraverso un sistema che riproduca all'interno la capacità di superare le lacerazioni della ferita, del vulnus, dell'offesa, del cattivo comportamento. Beh, tutto questo, credetemi, non è per pensare ad una società tutta buona e tutta generosa, no. E per pensare più severamente ad una società nella quale siamo stati capaci di educarci a qualcosa di importantissimo. Siamo stati capaci di educarci a tenere insieme libertà e responsabilità e quindi protagonismo del soggetto, dell'essere persona. Tutto questo è molto complicato e so bene che tanti sono i problemi che si debbono affrontare. Io credo che il primo grande problema sia quello della rieducazione. Rieducarsi a lavorare secondo i principi che noi condividiamo. Sono certa che per voi quello che sto dicendo è banalità. Sono certa che quello che sto dicendo sta nei vostri cuori, sta nelle vostre anime, che quindi si tratta solo di tirar fuori ciò che voi pensate normalmente nella vostra vita comune, quotidiana, però questo deve diventare insegnamento. Se non diventa insegnamento, noi non faremo nessuna strada avanti. Perché vedete, io vengo da un'esperienza di patologie di giovani e sono passata ad occuparmi delle patologie degli adulti. Qualcuno mi ha domandato oggi pomeriggio, ma com'è questo suo passaggio? Io ho detto senza differenze. Perché quei ragazzi sono lo specchio di quegli adulti che si comportano in un certo modo.
Credo di avervi rubato molto spazio e non voglio rubarvene ancora. Vorrei chiudere questa breve conversazione, che per me è stato soprattutto l'occasione di uno straordinario incontro con tutti voi, con una riflessione che Montesquieu faceva a proposito del cittadino e che uno straordinario autore come Antoine Garapon ha riportato invece all'uomo. Montesquieu diceva che il cittadino si comporta come uno schiavo fuggito dalla casa del suo padrone. Garapon conclude: forse è tempo che l'uomo democratico metta fine alla sua fuga per costruirne un'altra, la casa, la sua casa. Ecco, questa casa va costruita tutti insieme, abbandonando, io credo, per un attimo gli egoismi, per un attimo no, per sempre, non so, abbandonando comunque gli egoismi della supremazia dell'io per l'incontro con gli altri, per l'incontro con l'altro uomo. Questo credo che sia ciò che noi dovremmo tentare di mettere in pratica. Come? Spetta ad altri il compito di indicarci una strada possibile e credibile. Io posso soltanto sperare che sia davvero credibile. Grazie. Grazie Presidente. Ora la parola al Sindaco di Milano, con cui abbiamo fatto un percorso importante insieme e abbiamo dato il nostro piccolo contributo, umile contributo, a sostenere questa sua grande e grave responsabilità. In fondo questo incontro nasce per dirci e per domandarci: è possibile che davanti a un paese in cui il rigurgito del potere dello statalismo appare con tanta veemenza, tanto da distruggere ciò che di buono è stato fatto, pensate alla legge Biagi, è possibile che da Milano possa nascere un modello, un esempio in cui il sistema del welfare cambi, non cambi in termini di parole, di slogan, ma in termini di fatti reali, di esperienza. Noi confidiamo, perché attraverso la politica, il governo del Sindaco Moratti, questo accade, e gli do appunto la parola. Grazie. Grazie, sono felicissima di essere nuovamente tra di voi in una veste diversa. Negli anni scorsi ero venuta da ministro, ora vengo da sindaco, però in qualche modo rivedo i problemi che vedevo allora da ministro, i problemi che allora avevo di fronte in un'area diversa, con competenze diverse, ma che non sono molto dissimili da quelli che ho di fronte adesso in questa mia nuova posizione. I problemi che avevo di fronte allora erano i problemi di una società, di un settore nel quale ancora questo centralismo, questo concetto, falso concetto di uguaglianza falsava e continua a falsare quella che invece deve essere la strada che le istituzioni devono percorrere, che è la strada dell'aiuto, del supporto a ogni persona, perché ogni persona trovi il suo personale percorso di vita. Quante lotte, quante fatiche. Ci sono in sala collaboratori che mi sono stati vicini, penso a Valentina Prea, oggi c'era Mario Mauro. Quante lotte per cercare di portare in un settore molto strutturato, in un settore nel quale ancora il centralismo, una forte burocrazia prevalevano e prevalgono sulla analisi dei bisogni dei singoli, impedendo di avviare formule personalizzate ai bisogni e risposte concrete a bisogni che cambiano.
Ecco, io le ho ritrovate queste difficoltà, le ho ritrovate in una città straordinaria, ma una città che, come tutte le città, vive i rischi, le opportunità, le difficoltà di una società che cambia, di una società che cambia rapidamente, di una società nella quale ci sono bisogni emergenti che si affiancano a bisogni antichi. E allora è difficile domandarsi quali risposte, da dove partire, che cosa fare. In astratto si può parlare di sussidiarietà? Sì, ma in astratto. In realtà noi non abbiamo ancora una sussidiarietà, né orizzontale né verticale. Noi non abbiamo una sussidiarietà orizzontale perché non abbiamo ancora una sussidiarietà verticale. È un percorso ancora lungo quello che dobbiamo fare, che è quello di collegare i livelli di responsabilità alle competenze e alle risorse. È un percorso che ci vede ancora lontani dalla meta. Io non sono qui, non voglio fare critiche, perché sarebbe fuori luogo. Io credo che sia giusto fare un'analisi serena per cercare di trovare delle risposte, però le risposte non sono nei disegni di legge attuali, né in quello sulle autonomie locali, né in quello sul federalismo fiscale. Sono risposte troppo deboli, sono risposte che non vanno incontro a quella che è l'esigenza principale della nostra società. La nostra società, essendo una società complessa, ha bisogno di risposte personalizzate. Non abbiamo più bisogno e non possiamo più permetterci di ragionare per categorie. Se continuiamo a ragionare per categorie, non daremo mai le risposte delle quali ogni persona, ognuna delle persone che voi avete visto, ha bisogno. Diverse. Diverso non significa venir meno un concetto di solidarietà. È una falsa solidarietà quella che nasce dal concetto di un'eguaglianza che vede tutti indistinti. Non è così, non può essere così, perché ognuno di noi si porta dietro una storia personale, una storia fatta della storia della propria famiglia, della propria cultura, del proprio bagaglio culturale. E allora da dove partire? Perché poi in concreto chi ha la responsabilità di amministrare, oltre ai discorsi, deve anche cercare di dare risposte vere, risposte quotidiane ai bisogni. Ecco, io credo che si debba partire dal basso. Non credo a progetti di gerarchie istituzionali, che pure sono lenti, complessi, che se verranno, e speriamo verranno, possano venire strutturati al meglio, comunque richiederanno tempi lunghi. Partire dal basso allora che cosa significa? Significa costruire un welfare, e certamente a Milano è possibile farlo, perché Milano ha una sua storia sociale, Milano ha una vocazione sociale da sempre. Se pensate ai grandi ospedali di Milano, la Cagrande è stata costruita coi soldi delle grandi famiglie, delle imprese, ma anche dei singoli cittadini. Se pensate alla prima clinica del lavoro in Italia, è nata a Milano con le prime leghe operaie. Quindi Milano ha questa storia, questa vocazione sociale. Quindi a Milano può nascere un nuovo welfare, un laboratorio del sociale innovativo. Che caratteristiche deve avere questo nuovo welfare, che può essere un laboratorio da sperimentare a Milano anche per il resto del paese? Deve essere un welfare dove c'è una reale partecipazione. Reale partecipazione significa quindi una sussidiarietà vera, e torno al tema di prima, sussidiarietà verticale ma anche sussidiarietà orizzontale. Significa quindi, come diceva Livia Pomodoro, però anche fare in modo che ognuno torni a essere protagonista. Allora, le istituzioni hanno delle responsabilità, e io credo che le istituzioni debbono assumersi le proprie responsabilità fino in fondo. Però attenzione, la società
è fatta prima dalle persone e poi dalle istituzioni, e quindi questo concetto di riappropriarsi del bene comune non può che passare da quel concetto che voi avete dentro di voi, lo esprimete sempre in tutti i vostri incontri, ma soprattutto lo testimoniate con le vostre opere, che è la partecipazione attiva. Io credo che questo è il punto di partenza, fare in modo che si creino le condizioni perché ci possa essere una partecipazione attiva, quindi che ognuno possa dare una parte di se stesso per il bene comune. Carlo Sangalli qualche giorno fa diceva che il volontariato dovrebbe, un'impresa dovrebbe consentire, pagare il volontariato. È vero, è giusto, perché il volontariato è comunque una forma di partecipazione attiva alla costruzione della società. Quindi questo credo che sia il primo elemento, sussidiarietà vera e quindi partecipazione attiva. Secondo elemento è credo quello della responsabilità. Livia Pomodoro ha detto molto bene, io la cito, ma lo ripeto sempre anch'io, lo dico sempre anch'io. Noi vogliamo una società libera, ma non esiste una società libera senza che al concetto di libertà sia affiancato il concetto di responsabilità. La libertà di per sé non può esistere, perché la mia libertà può essere una libertà che va contro la libertà di altri. Io non posso essere libera di mettere in atto azioni che possono danneggiare gli altri, e quindi penso a un concetto di libertà al quale sempre va affiancato il concetto di responsabilità, e qui viene in gioco l'istituzione, l'istituzione che deve anche essere capace di prendere misure anche impopolari. Penso alle misure, per esempio, del contenimento dei rischi della sicurezza sulla strada. Penso impopolari, perché ci sono tante lobby e tante corporazioni contro, però la responsabilità delle istituzioni per il bene comune deve essere in grado di assumersi questa responsabilità e portare avanti un welfare che è fatto di libertà da un lato e di responsabilità dall'altro. La terza componente credo che sia quella di una di un welfare che definirei dinamico. Noi non possiamo più pensare, come non possiamo più pensare in termini di categorie, non possiamo più permetterci neppure di pensare a welfare statici. La società non è più statica, è una società assolutamente dinamica la nostra, i bisogni evolvono di giorno in giorno. Ha ragione Livia Pomodoro quando per esempio si parla di disabilità, ma le disabilità sono diversissime a seconda delle diverse disabilità, ma sono diversissime anche in funzione del contesto nel quale un disabile si trova, in una famiglia che lavora, in una famiglia che vive in un quartiere che è servito bene per la disabilità, in un contesto nel quale ci sono servizi pubblici o convenzioni con privati efficienti. Quindi una attenzione a un welfare che sia dinamico e flessibile, quindi che dia risposte a una società che cambia. Ci sono esempi purtroppo anche negativi nella nostra città, come nel nostro paese e in generale, rispetto a persone che perdono il lavoro per obsolescenza delle proprie competenze. Beh, noi non possiamo più pensare in termini di tutele fisse a chi è già tutelato. Non è una critica, ma la distruzione del tesoretto del governo sulle pensioni è stata drammatica, perché noi continuiamo a tutelare chi è già tutelato. Ma chi pensa alle nuove generazioni? Ma se continuiamo così, alla fine, ma che cosa diamo ai nostri figli? Che cosa diamo ai nostri nipoti? Che cosa diamo? Niente, perché alla fine il sistema è un sistema talmente rigido da imporre le proprie regole, e le proprie regole sono la tutela a chi è già tutelato. Io non è una polemica, le tutele devono essere continuamente ampliate, ma attenzione, non possiamo ampliare sempre le tutele di chi è già tutelato senza pensare a chi non lo è. E quindi un welfare
dinamico, flessibile, un welfare che rifugga da due pericoli che io vedo drammatici: il buonismo e l'assistenzialismo. Noi non possiamo permetterci il buonismo, perché il buonismo non è bontà. Noi non possiamo continuare ad accogliere indiscriminatamente tutti coloro che vogliono venire e noi non siamo in grado di dare casa e lavoro. È sbagliato, non è bontà, è irresponsabilità. Noi dobbiamo dare risposte possibili, risposte vere, risposte concrete. È meglio aiutare nei paesi dove c'è bisogno. Aiutiamo a costruire il capitale umano in quei paesi dove il capitale umano non esiste. Questa è responsabilità, non fare venire chiunque e poi ci troviamo a fare i conti con persone che sono disadattate nel nostro contesto, perché non siamo in grado di dare le risposte di cui hanno bisogno. Questo significa non rispettarli, significa non rispettare loro e non rispettare i cittadini che invece le risposte le potrebbero avere. Quindi rifuggire da questo buonismo assurdo, dando risposte, ma dando quelle risposte che sono possibili. È meglio costruire una scuola in un paese dove c'è bisogno di costruire capitale, lì capitale umano, perché lì in quel paese si costruisce attraverso il capitale umano il futuro di quel paese, piuttosto che non far venire nel nostro paese senza offrire casa e lavoro. Quindi accoglienza, ma l'accoglienza possibile. No al buonismo, no a quel buonismo, a quel buonismo che permette tassi di alcol che sono assolutamente superiori alle medie europee e poi ci troviamo a dire guai a chi ha ammazzato una persona. Ma noi abbiamo la responsabilità di aver messo quella persona in condizione di ammazzarne un'altra, perché non ci siamo assunti le nostre responsabilità di istituzione nel creare le condizioni perché tutti rispettino i diritti degli altri e non solo i propri. Quel buonismo che ci porta a dire sì alle droghe, salvo poi che le persone tossicodipendenti siano loro stesse oggetto e soggetti di reati. Ma è buonismo questo, non è bontà. Aiutiamoli con percorsi di recupero veri, ma non aiutiamoli a drogarsi, aiutiamoli a fare quello che vogliono. Questa non è responsabilità. Noi non abbiamo bisogno di questo welfare, abbiamo bisogno di un welfare responsabile. Abbiamo bisogno di un welfare che rifugga, quindi, come ho detto, dal buonismo e, in secondo luogo, dall'assistenzialismo. Non è bontà continuare a sostenere senza sostenere i redditi. Noi abbiamo bisogno di aiutare le persone sostenendo le persone in modo tale che siano protagoniste della loro vita, che abbiano le gambe per correre, per camminare, per correre, non assistenza fine a se stessa. Quindi attenzione anche a questo, costruiamo un welfare che sia un sostegno al reddito, non un sostegno fine a se stesso. Diamo alle persone la possibilità di avere un'istruzione, di avere una formazione, di poter lavorare. Diamo a loro quei sostegni che avete visto in questo filmato, in una rete, in un network dove pubblico e privato collaborano senza più questi steccati e queste divisioni per cui il pubblico è positivo, il privato, attenzione perché è speculativo. Ma è superata questa logica, è superata dai fatti, superiamola tutti culturalmente. Non possiamo più permetterci. Il welfare che vogliamo noi, il welfare al quale dobbiamo mirare, è un welfare integrativo, un welfare che mette insieme le risorse di tutti. Ci sono energie straordinarie nella nostra città come nel nostro paese. Mettiamo insieme queste risorse, mettiamo insieme queste energie. Milano sta pensando a un nuovo modello. Ne abbiamo discusso a lungo con gli assessori competenti, con l'assessore alle politiche sociali, con l'assessore alle politiche del lavoro. Ne abbiamo discusso con i sindacati, ne stiamo discutendo col mondo delle imprese. Milano farà una fondazione che si chiamerà Fondazione Milano Sociale, aperta al sindacato, aperta alle imprese,
col contributo del Comune, aperta a tutti i cittadini. Chi vorrà contribuire, potrà contribuire per creare un serbatoio di risorse e di competenze che sostengano i redditi delle persone, di quelle persone che fanno fatica a entrare nel mondo del lavoro, di quelle persone che rischiano di essere espulse, per un welfare davvero mirato a valorizzare il percorso di ogni persona. È un progetto concreto, ne abbiamo già parlato col sindacato, ne stiamo parlando col mondo delle imprese, partirà un tavolo ai primi di settembre, il Comune e il sindacato hanno già dichiarato di mettere a disposizione risorse, sarà una fondazione aperta a tutti, auguriamoci che possa essere una fondazione, che possa essere un modello per un nuovo welfare, e chiudo, un welfare che deve essere un welfare nel quale anche il concetto di eccellenza deve entrare. Non ci può essere un welfare solo per, come diceva credo giustamente o Mariolino, Olivia Pomodoro, un welfare per la come dire, perché ognuno si possa dire bravo perché ho fatto qualche cosa. No, non abbiamo bisogno neanche di questo welfare. Noi abbiamo bisogno di un welfare d'eccellenza, di un welfare che controlli anche i meriti e che valuti i risultati. Questo è il welfare che vogliamo, questo è il welfare che Milano sta costruendo. Auguriamoci che questo welfare sia il welfare di tutto il nostro paese. Sappiamo di poter contare su tutti voi, che siete dei maestri su questo. Noi ci mettiamo in gioco prima di tutto come persone e poi come istituzioni, perché sappiamo di dover rispondere prima di tutto alle nostre coscienze e poi a chi ci ha eletto. Grazie, auguriamoci di poterlo costruire davvero insieme. Ringrazio il sindaco Moratti. Io mi permetto semplicemente di sintetizzare questo ampio e interessante dibattito rilevando tre velocissimi flash. Primo, per poter vivere un'esperienza come quella che vive Walter Izzo, che ci ha testimoniato con i suoi amici, c'è bisogno di essere educati, perché l'amore, che è il compimento dell'umanità e della persona, non si inventa per spontaneità, ma si educa, e si educa proprio dentro esperienze ideali come quella che noi abbiamo incontrato. L'esperienza della caritativa, che molti di noi hanno fatto e che spero continuiamo a fare, è il modo più concreto per capire che il compimento dell'uomo è darsi, e dandosi si capisce che non si basta per dare spessore alla vita e senso alla vita alla propria capacità. C'è bisogno di domandare e di ricercarla insieme, questo senso e questa pienezza. Questa libertà di educazione è la cosa a cui noi teniamo di più, perché sappiamo che la fonte di ogni libertà e responsabilità è un'educazione. E questa è la prima cosa che noi chiediamo a una società invece che tende a soffocare la libertà. E questo si vede in molte politiche scolastiche, educative e sociali su cui si sta andando. Secondo, libertà di vivere la carità. Noi vogliamo essere liberi di costruire, liberi di vivere una responsabilità. Quindi abbiamo bisogno che gli spazi, le opportunità, le economie siano diretti a coloro che vogliono esercitare questa responsabilità. Perché una libertà senza spazi e senza possibilità è negata nei fatti, anche se affermata nei principi. Terzo, c'è bisogno di una sussidiarietà. E la sussidiarietà, come ci è stato qui ricordato, io la vorrei riprendere con il passaggio di Benedetto XVI nella sua ultima enciclica, perché credo che sia la sintesi di tutto quello che abbiamo detto. Perché il filmato ha finito dicendo che l'amore sarà sempre necessario, anche nella società più giusta, ma poi questa frase ricordata nel filmato continua così: non c'è nessun ordinamento statale giusto che possa rendere superfluo il servizio dell'amore. Chi vuole sbarazzarsi dell'amore si dispone a sbarazzarsi dell'uomo in quanto uomo. Ci sarà sempre sofferenza che necessita di consolazione e di aiuto. Sempre ci sarà solitudine, anche la nostra.
Sempre ci saranno anche situazioni di necessità materiali, nelle quali è indispensabile un aiuto nella linea di un concreto amore per il prossimo. Lo Stato, che vuole provvedere a tutto, che assorbe tutto in sé, diventa, badate bene questo passaggio del Papa, in definitiva un'istanza burocratica che non può assicurare l'essenziale di cui l'uomo sofferente, ogni uomo ha bisogno, l'amorevole dedizione personale. Non uno Stato che regoli e domini tutto e ciò che ci occorre, ma invece uno Stato che generosamente riconosca e sostenga nel merito e nelle capacità, come diceva prima il Sindaco, nella linea del principio di sussidiarietà, le iniziative che sorgono dalle diverse forze sociali e uniscono spontaneità e vicinanza agli uomini bisognosi di aiuto. Speriamo che l'esperienza da cui noi nasciamo, di cui siamo una piccola testimonianza in questo grande mare della grande esperienza di Milano, possa diventare una inversione di rotta per un paese che sta andando esattamente sulla riva opposta. Ci auguriamo che questa esperienza diventi un modello. Grazie.